Ci aspettiamo da questa Olimpiade? Lei è qui quindi a testimonianza che l'Italia c'è insieme agli atleti. Ma l'Italia c'è perché ci sono gli atleti, più che il Presidente del Consiglio, perché c'è il CONI che ha fatto un lavoro straordinario. Ieri abbiamo inaugurato Casa Italia, abbiamo illuminato con il tricolore il simbolo di Rio, il Cristo Redentore. E poi vedendo e parlando insieme a Giovanni Malagò agli atleti, c'è tanta voglia di dimostrare quanto sia importante e bello questo appuntamento. Poi naturalmente c'è un elemento più politico con la P maiuscola. Le Olimpiadi sono un grande momento, erano nella storia dell'uomo il grande momento della pace, della fine delle guerre. Io spero che dalle Olimpiadi possa arrivare anche un messaggio del valore universale dello sport, che è il messaggio che l'Italia e il CONI stanno dando. Cioè, noi crediamo fortemente ovviamente nel fatto che l'importante è sì partecipare, ma insomma anche vincere, quindi siamo tutti belli pronti a fare il tifo, ma accanto a questo c'è il valore culturale, identitario, lo sport come elemento di crescita per l'uomo, e credo che sia un grande messaggio che i nostri campioni potranno dare in queste ore. Cosa serve per portare questi valori al 2024 a Roma? Una per volta. Noi abbiamo innanzitutto la grande emozione di Rio 2016. Rio 2016 significa che ci sono delle donne e degli uomini che si sono preparate con grandissima cura, con grandissima determinazione, e anzi fatemi salutare, ringraziare, apprezzando molto un gesto che ha fatto Malagò partendo, chi all'ultimo tuffo ha visto svanire un lavoro di 4 anni di preparazione su tutti, Jimbo Tamberi, che era uno dei favoriti alla medaglia per il salto in alto, noi ci auguriamo che possa essere, anzi siamo sicuri che lo sarà per Tokyo 2020. Dunque intanto c'è Rio 2016. Poi oggettivamente l'Italia è in campo, la candidatura di Roma è insieme a quella di Parigi, di Los Angeles e di Budapest allo spazio finale, allo scatto finale, al rush finale. Da quello che vediamo qui, Roma è sicuramente, sinceramente in pole position, quindi discuteremo, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ora c'è la tregua olimpica anche su questo, quindi evitiamo le solite polemiche. Anche chi vede non di buon occhio le Olimpiadi sicuramente farà un grande tifo per gli atleti azzurri, per cui per 15 giorni parliamo soltanto di sport, parliamo delle Olimpiadi e vediamo se poi portiamo a casa qualche medaglia. Ci ho parlato questa mattina, arriverà il 9, sarà il nostro ambasciatore, i medici gli hanno dato l'ok dopo fatto il controllo dell'operazione. Presidente, qual è il suo campione olimpico preferito della storia? Beh, della storia in realtà le prime Olimpiadi che io ho seguito sono quelle dell'84, per età. E quindi, cioè io per esempio non ho fatto in tempo, avevo 5 anni a vivere Mennea. 80, Mennea e la Simeoni, quindi sono più dell'84. Io ricordo molto bene la mia prima gara olimpica seguita dall'inizio alla fine in televisione, naturalmente furono i 10.000 metri di Alberto Cova, per dare un'idea di quelle Olimpiadi lì, ma c'era Alessandro Andrei con il lancio del peso in quella edizione, Gabriele Dorio, se non ricordo male, che era cos'è, 800, 400? 1500, però per dire... Abbiamo avuto un vantaggino che non c'erano i russi, però in quella vicenda non c'erano i russi, devo dire, in Italia sono stati bravissimi. Quindi quelle lì, le Olimpiadi dell'80, no, beh, insomma, se lo dice quelle del Fioretto che non ci sono le russe, non la prendono benissimo, né Arianna né Elisa non la prendono benissimo nessuna delle due. Detto questo, felicissimo di essere qua e vi prego per una volta, lo dico a chi ci ascolta da casa, basta con le polemiche, tutti a essere orgogliosi del tricolore. C'è un momento nel quale le polemiche si possono interrompere e fermare, e questo momento credo che siano le Olimpiadi. Vedere ieri non soltanto la bellezza di Casa Italia, oggettivamente Malagò e il CONI hanno fatto un lavoro meraviglioso, voglio ringraziarvi ieri, lo faccio oggi, ma vedere ieri il Cristo Redentore con i colori del tricolore a me personalmente è emozionato. Accanto a questo poi ne parleremo più là, dopo la tregua olimpica, con il CONI abbiamo stanziato i primi 100 milioni per gli impianti sportivi nelle periferie, alcuni sono già partiti. Il CONI credo a inizio settembre potrà dare più o meno, che dici Giovanni, più o meno la giunta del 6 di settembre daremo la lista analitica degli interventi. Benissimo. Salvo quelli di urgenza già sono stati fatti. Diciamo, ci sono arrivate circa 3.000 richieste e il mio obiettivo è mettere in legge di... Quindi all'inizio di facciamo il 7, il 6 non ci sono, il 7 settembre annunceremo i progetti che hanno vinto, ma poi questo è il nostro obiettivo, replicare questo modello che funziona anche per i prossimi anni, cioè metterlo fisso in stabilità. Ogni anno, se tu sei una scuola che vuole rifare una palestra o che vuole mettere a posto una piscina o che vuole mettere un campo da pallacanestro in mezzo alla piazza o che vuole fare un campo da calcetto, sa che può contare su un aiuto straordinario del governo italiano e del CONI. È un grandissimo elemento di novità.
troppo spesso si è pensato che lo sport fosse solo roba per fissati, per professionisti, per addetti ai lavori, per appassionati. Lo sport è realmente per tutti coloro i quali credono ai valori italiani. Pellegrini porta bandiera e cerimonia d'apertura e le gare che vedrà prima di tornare in Italia, le medaglie che si aspetta. No, la medaglia la tocchiamo con la gola, deve non fare gesti apotropaici, mettiamola così. Allora, sicuramente faremo un salto tirassegno, 400 stile liberi c'è detti, in finale speriamo. La gara di ciclismo. Ciclismo, Nibali, tiro con l'arco maschile, tiro con l'arco, c'è la scherma, c'è la spada, la rossella, Fiammingo, e Italia e pallavolo la sera, Italia contro la Serbia. Poi c'è anche pallanuoto, ho parlato con il coach e con il capitano, per cui è sempre Stefano, anche Tempesti capitano, coach e capitano, e quindi se mi riesce voglio fare anche pallanuoto Italia-Spagna, che non sarà semplicissima, ma secondo me i ragazzi della pallanuoto sono molto forti, quindi qualcosa riusciamo a vedere, però domenica siamo in Italia, cioè io. Quindi siccome ieri Malagò ha chiuso dicendo vinceremo la medaglia numero 200 subito, ecco, chi volesse vincerla, abbiamo detto ragazzi dovete sbrigarvi, non per mettere pressione, vero? Nibali l'ha presa bene, bocca al lupo ragazzi, grazie, ciao, grazie, buona grazie a tutti, grazie. Buone Olimpiadi a tutti, grazie, ciao, grazie a voi, grazie. Divina Pellegrini, la divina, come Pellegrini è bravissima, speriamo che l'abbiamo vista anche in forma stamani, quindi sono molto felice. È un giusto riconoscimento a una delle più grandi atlete dello sport italiano, della storia dello sport italiano, e secondo me c'è ancora qualcosa di interessante da dare, lo scoprirete in queste Olimpiadi. Quindi bellissima scelta, credo che sia la scelta doverosa quella di Federica.